Si è svolta dal 6 all'8 settembre la collegiale di nuoto organizzata dalla Vanessa Nuoto Smile di Benevento, del presidente istruttore Renzo Morrone, in collaborazione con l'ARUS, Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, e Fin Scuola Nuoto Federale. L'evento, patrocinato dal Panathlon Club di Ariano Irpino, Special Olympics Team Avellino, si è tenuto presso il Club La Tartaruga. Durante 3 giorni i partecipanti hanno svolto le attività di preparazione alla prossima stagione agonistica, seguiti da tecnici di livello nazionale e internazionale che hanno incrociato le loro esperienze, confrontandosi su modi e metodi di allenamento ed elaborando e studiando i segnali provenienti da ogni singola esperienza motoria per migliorare la performance. Oltre all'attività sportiva, sono stati affrontati diversi argomenti, dall'importanza della preparazione atletica con Gennaro Iscaro alla psicologia dello sport con la dottoressa Melania Catillo, fino al rapporto tra nutrizione ed agonismo con la dottoressa Emanuela Simeoni. Lo sport in generale e il nuoto in particolare aiutano ad ossificare meglio, quindi le strutture ossee, e nel momento in cui le ossa sono più forti, anche la muscolatura che si deve formare sopra diventa più tonica, più pronta, e il corpo impara anche a gestire bene i nutrienti in entrata, quindi quando noi mangiamo, se siamo dei ragazzi sportivi, il corpo capisce meglio come destinare e come suddividere quelle energie in entrata affinché sia performante, affinché sia anche a livello mentale e cognitivo più pronto. Quindi i ragazzi e gli atleti anche più maturi vengono seguiti a tutto tondo, tanto dagli allenatori quanto dai fisioterapisti, i medici sportivi, il nutrizionista di riferimento. Fate sport qualsiasi esso sia, quindi sceglietevi uno che vi piace, che riuscite a fare con costanza e nel tempo, e cercate di associare sempre però la prevenzione. Quindi la prevenzione vuol dire andare da fisioterapisti, osteopati per capire se ci sono delle problematiche di base osseo-articolari, e associate sempre una corretta alimentazione ed idratazione, quindi rivolgendovi ad un nutrizionista in modo tale da poter essere quanto più performanti possibile. L'attività multidisciplinare è stata curata da Daniele Coretti e Paolo Cerbo, mentre una lezione tecnica specifica sulle remate è stata tenuta da Silvia Di Matteo. La collegiale è stata realizzata grazie all'impegno profuso dal Panathlon di Ariano, presieduto da Lucia Scrima. Abbiamo cercato di informare i genitori, ieri l'abbiamo fatto con gli atleti, di quello che può essere il supporto che queste figure, la nutrizionista, la psicoterapeuta, possono dare per il raggiungimento di un obiettivo nel caso si dovessero presentare delle problematiche, parlo appunto della psicoterapia, o eventualmente a livello di nutrizione per cercare di avere un supporto fisico per arrivare a determinati obiettivi. Il discorso è di appoggiarsi a professionisti che vanno oltre il discorso dell'allenatore, degli allenamenti che vengono fatti, può fare la differenza per il raggiungimento di un obiettivo più ambizioso. C'è stato un primo incontro con i ragazzi dove le due dottoresse hanno affrontato le varie problematiche, e la cosa interessante oggi a conclusione di questi 3 giorni è l'incontro con i genitori, dove sia la nutrizionista sia la psicologa dello sport hanno portato in evidenza quello che è venuto fuori da questi incontri con i ragazzi. E dobbiamo dire che sono ottimiste le due dottoresse, perché hanno riscontrato idee, capacità, ma soprattutto la felicità e la gioia di fare questo sport, per cui le famiglie sono state anche molto contente nell'apprenderlo.